Disposto dal ministro dell'interno l'accesso antimafia al comune di Scilla, il sindaco Ciccone dice: ho fatto il bene del mio paese. Stop al collegamento diretto ITA, al momento si può prenotare solo con scalo a Roma dal 30 di ottobre. Niente voli per Milano, l'ennesimo flop per l'aeroporto. Lo strumento di programmazione sarà sottoposto ad una fase di confronto attraverso la cabina di regia. Nasce il piano strategico della città metropolitana. Viabilità della Piana, ultimati i lavori di manutenzione straordinaria nelle strade provinciali. Tragedia a Bianco, una donna perde la vita divorata dalle fiamme all'interno del proprio appartamento. Per l'ex vice sindaco al comune di Locri, ex assessore al bilancio Raffaele Sainato, su Locri pende una grave situazione finanziaria, accusando l'attuale amministrazione di una pessima gestione finanziaria. Benvenuti, l'informazione di Telemia. Cominciamo dai numeri del virus in Calabria. Tornano a salire i contagi, sono 1.895, ieri 612, quelli riscontrati nelle ultime 24 ore, sulla base di 7.858 tamponi eseguiti e con un tasso di positività che dal 19.89% passa al 24.12%. 5 decessi che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 2.865. Cambiamo pagina. La presunta appartenenza al clan 'ndranghetista Muto, che opera nella provincia di Catanzaro, e il coinvolgimento in un traffico di sostanze stupefacenti. Sono queste le ipotesi di reato alla base del sequestro di un'impresa commerciale e 8 unità immobiliari dislocati tra la provincia di Salerno e Roma, avvenuto per un valore stimato di circa 1 milione di euro, nei confronti di Vito e Cono Gallo, 66 e 42 anni rispettivamente. Disposto dal ministro dell'interno l'accesso antimafia al comune di Scilla. Il sindaco Ciccone dice: ho fatto semplicemente il bene del mio paese. Giuseppe Mazzaferro. Il ministro dell'interno Luciana Lamorgese, accogliendo la proposta del prefetto di Reggio Massimo Mariani, ha disposto l'accesso antimafia al comune di Scilla. L'attuale sindaco del centro reggino è Pasqualino Ciccone, eletto con la lista civica Scilla Riparte di orientamento di centro-sinistra. La commissione d'accesso, presieduta dal viceprefetto Eugenia Salvo, si è insediata stamattina. Ne fanno parte anche due ufficiali dei carabinieri, il tenente colonnello Massimiliano Gallasso, comandante del reparto operativo del comando provinciale di Reggio Calabria, e il capitano Giovan Battista Marino, in servizio e nucleo investigativo dello stesso comando provinciale. L'accesso si protrarrà per 3 mesi, a conclusione dei quali il prefetto Mariani deciderà se proporre al ministro Lamorgese, riscontrando nei presupposti, lo scioglimento del comune per accertati condizionamenti della criminalità organizzata nella gestione dell'ente. Il comune di Scilla era stato sciolto per mafia nel marzo del 2018, all'epoca in cui era sindaco lo stesso Pasqualino Ciccone. 2 anni dopo lo scioglimento, Ciccone si era ricandidato a primo cittadino con la lista Scilla Riparte ed era stato eletto con 97,34% dei voti. Il primo commento a caldo del primo cittadino è stato: ci risiamo, l'insediamento della commissione d'accesso è una notizia terribile che non avrei mai voluto dare a coloro i quali mi hanno sostenuto nel mio percorso di rilancio della città. In questo momento, dice ancora il sindaco Pasqualino Ciccone, sono attraversato da 1000 pensieri e tanti sono i perché. Adesso non cerco risposte, a differenza di come ho fatto in passato. Sono più debole e non più nelle condizioni di combattere contro i fantasmi. Mi ritiro in silenzio religioso, in un bisogno di pace e di serenità, nella speranza che alla fine, se non la giustizia terrena, trionfi la giustizia divina. Come sempre ho cercato di fare il bene del mio paese, alle volte litigando, ma sempre nell'interesse di Scilla, ma probabilmente non servono uomini come me.
E parliamo ora di maltempo, ce n'è stato parecchio nelle ultime ore in Calabria. Le forti raffiche di vento hanno provocato ad Asane, la Vibonese, il distacco del tetto di una casa che è finito in strada provocando danni alla rete metanifera. La fuoriuscita di gas che ne è derivata ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per bloccare la perdita ed accertare eventuali situazioni di pericolo. A causa dell'allagamento della galleria San Leonardo provocato dalle piogge intense delle ultime ore, è stato chiuso al traffico ieri un tratto della strada statale 18 Tirrena Inferiore tra i chilometri 310-302 nel territorio di Marina di Fuscaldo in provincia di Cosenza. Nota dell'ANAS e via via altri disagi. Ma parliamo adesso di voli. Dal 30 di ottobre niente voli per Milano, l'ennesimo flop per l'aeroporto Tito Minniti. Ascoltiamo. Stop dei voli diretti sulla tratta Milano-Reggio dal prossimo 30 ottobre. Chi prova ad acquistare un biglietto sul portale ITA da Reggio a Milano o viceversa si troverà davanti ad un bivio sino al 29. I diretti sono disponibili dal giorno successivo. Bisognerà fare scala a Roma. Abbiamo provato solo per limitarci agli aeroporti più vicini a fare la stessa cosa per la tratta Lamezia Milano e Catania Milano, voli diretti regolarmente, presenti anche dopo il 30 di ottobre. L'ennesima denuncia arriva dal comitato Difendiamo l'aeroporto dello Stretto da Milano, i cui iscritti sono da tempo valide, sentinelle. In pratica, quanto denunciato dalla Gazzetta del Sud lo scorso febbraio si ripete. In quel caso la data limite era il 26 marzo. Dal giorno successivo, infatti, non era più disponibile il tagliando con volo diretto a seguito dell'articolo e delle proteste di comitati cittadini, associazioni, forze produttive, sindacali e altre ancora, i voli furono ripristinati. Non sappiamo se la stessa cosa avverrà anche in questo caso, sottolineano i rappresentanti del comitato milanese. Ad oggi però lo stato di fatto è questo. I voli diretti, come dicevamo, non sono disponibili da e per Reggio dal 30 ottobre. Tanti nostri iscritti regini e messinesi vorrebbero acquistare sin da adesso i biglietti per le festività natalizie. Tra l'altro la compagnia sta inviando via mail voucher con sconti, ma per raggiungere senza scali le nostre città la scelta è obbligata: o Lamezia o Catania, non Reggio. Adesso, evidenziano dal comitato il presidente Alessandro Panuccio, Gianni Caride e Michele De Felice, attendiamo dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, dai nostri parlamentari facenti funzioni di Reggio della città metropolitana Paolo Brunetti e Carmelo Vessace delle novità. Nei prossimi giorni proveremo a contattarli. Il numero di utenti interessati ai voli è davvero enorme, molto più di quanto si possa immaginare, considerando chi è residente da tempo in Lombardia ed ha i parenti giù e gli studenti universitari domiciliati a Milano e dintorni, oltre coloro i quali sono in tanti per motivi di salute che devono raggiungere le strutture sanitarie in Lombardia. Sin qui il grido d'allarme del comitato. Al momento però il problema all'aeroporto dello Stretto si ripropone nuovamente, sperando che la soluzione non sia l'ennesimo tampone ad una struttura moribonda. Andiamo adesso a Soverato, un cantiere nautico adibito alla costruzione di unità navali da diporto composto da due capannoni ed una vasta area asservita per complessivi 8.100 metri quadri, è stato sequestrato dalla Guardia Costiera a Soverato. I militari, nell'ambito di un'ispezione all'interno dell'area, hanno riscontrato la presenza incontrollata di un'ingente quantità di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi riconducibili all'attività. È stato recuperato lo scorso 3 di agosto il caccia F-18 caduto dal ponte della portaerei Truman lo scorso 8 di luglio non lontano dalle coste della Calabria. Il caccia Omet, appena rientrato da un pattugliamento, aveva rotto i cavi che lo tenevano fissato al ponte ed è finito in acqua. Andiamo adesso a Bianco, tragedia, una donna perde la vita divorata dalle fiamme all'interno del proprio appartamento. Ascoltiamo Giuseppe Mazzaferro. Questa mattina nella centralissima via Cristoforo Colombo a Bianco, un appartamento di una palazzina di 5 piani è stato completamente distrutto da un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale di staccamento, i carabinieri della compagnia di Bianco e gli agenti di polizia locale. Dopo l'intervento dei vigili del fuoco è emerso che purtroppo una persona che si trova all'interno dell'appartamento abbia perso la vita. Secondo le informazioni,
deceduto viveva nell'appartamento e, colto di sorpresa, non si è riuscito a sfuggire prima al denso fumo che in pochissimo ha invaso l'appartamento e poi alle fiamme che hanno divorato velocemente l'intera abitazione. La palazzina, lo ricordiamo, si trova nella centralissima via Cristoforo Colombo, proprio vicinissimo e sopra un noto e frequentato supermercato. Ancora non si conoscono i danni strutturali che avrebbero potuto subire gli appartamenti adiacenti, ma quella di quest'oggi è una tragedia che difficilmente si riesce a motivare. Gli agenti delle volanti di Reggio Calabria hanno arrestato un 38enne georgiano, sorpreso in flagranza del reato di maltrattamenti ai danni della compagna in presenza della figlio minore. Ricevuta la richiesta di aiuto al numero d'emergenza 113, gli operatori della Polizia di Stato hanno tempestivamente raggiunto la donna nella propria abitazione, dove ancora si trovava l'aggressore, constatando i segni evidenti delle percosse poco prima subite. Occupiamoci adesso dell'omicidio Scopelliti. Siamo vicini alla famiglia Scopelliti e comprendiamo il suo sconforto per non avere ancora ricevuto risposte chiare e definitive sull'omicidio del loro caro. Lo ha detto il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri, nel corso della cerimonia di commemorazione di Antonino Scopelliti, il magistrato della Procura Generale della Corte di Cassazione, ucciso 31 anni fa a Villa San Giovanni. Ancora sull'omicidio Scopelliti c'è un'altra nota, quella che pretendo è semplicemente la verità che ancora manca sull'assassinio di mio padre. Lo dice Rosanna Scopelliti, figlia di Antonino Scopelliti, sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione, si diceva nel corso della cerimonia a Villa San Giovanni. Cambiamo, nasce il piano strategico della città metropolitana, uno strumento di programmazione sottoposto ad una fase di confronto attraverso la cabina di regia. È stato adottato in via preliminare il piano strategico della città metropolitana. Il documento, deliberato dal sindaco facente funzioni Carmelo Versace, su impulso del consigliere delegato Giuseppe Giordano, costituisce il principale strumento di programmazione strategica dell'ente. Già nelle prossime settimane, fanno sapere da Palazzo Alvaro, si apriranno ulteriori fasi di confronto propedeutiche all'approvazione definitiva attraverso la presentazione del piano nella cabina di regia Reggio Metropolitana. Subito dopo la discussione avverrà in sede di conferenza metropolitana per il parere consultivo ed infine il piano approderà in Consiglio metropolitano per l'approvazione definitiva. Con l'adozione preliminare, la Metro City conta di imprimere un'accelerazione per definire il documento principale della programmazione strategica dell'ente e del suo territorio. Il piano rappresenta anche uno strumento di indirizzo e pianificazione volto a ridurre la complessità del governo dell'area vasta e a conciliare il contenuto normativo e prescrittivo con i processi partecipativi e cooperativi. Un documento che rappresenta in sostanza la carta d'identità dell'ente metropolitano, base di programmazione principale per le linee di sviluppo presenti e future dell'intero comprensorio e delle sue aree omogenee per la funzione strategica dell'area dello Stretto e per l'orizzonte mediterraneo, oggetto di specifiche selezioni dedicate. L'adozione del documento, chiariscono dalla Metro City, arriva a valle di un lungo lavoro di studio, di ascolto e di programmazione avviato nel 2017, già durante il mandato zero di Palazzo Alvaro sotto la guida del sindaco Giuseppe Falcomatà. C'è ora una nota del commissario regionale della Lega, l'avvocato Giacomo Saccomanno, che parla di flat tax. La sinistra chiede la patrimoniale, dice Saccomanno, in danno delle famiglie italiane. La Lega invece insiste per la flat tax, che già interessa oltre 2 milioni di partite IVA. Le contestazioni della sinistra sulla operatività di tale fondamentale strumento per la crescita dell'Italia si scontrano con molta ignoranza e non conoscenza del sistema, oltre che sulla evidente interpretazione di come si dovrà realizzare, dice Saccomanno. Parliamo adesso di viabilità, quella della Piana di Gioia Tauro, ultimati i lavori di manutenzione straordinaria nelle strade provinciali. Raffaella Silvestro. Sono stati ultimati i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del piano viabile delle strade provinciali della città metropolitana nella strada provinciale 58-59-4.
Si tratta di arterie particolarmente frequentate dai cittadini del comprensorio, che abbraccia le comunità di Lauriano di Borrello, Candidoni, Taurianova, Maropati e Feroleto della Chiesa, e dunque ad alta intensità di traffico veicolare. I lavori che hanno interessato anche le attività di pulizia della sede stradale, stese a di bitume e segnaletica orizzontale, hanno riguardato nello specifico la strada provinciale 57 col ponte Barbassano nel bivio Arceri, bivio Misuri innesto sulla strada provinciale 4 di Serrata, la strada provinciale 59 col ponte Barbassano innesto sulla strada provinciale Comparni a San Giovanni a fine confine, e la strada provinciale 4 innesto sulla strada provinciale 44 del chilometro 19. Si tratta di interventi molto attesi dagli abitanti e di fondamentale importanza sulla fronte della sicurezza e della viabilità all'interno del nostro territorio, afferma così il sindaco facente funzioni della città metropolitana Carmelo Versace, che ha seguito da vicino gli iter di queste opere anche nella sua veste di consigliere delegato alla viabilità e mobilità. Autismo e progetto Includi Calabria, per sostenere economicamente le famiglie al cui interno ci sono persone affette dal disturbo dello spettro autistico, è pronto, pubblicato lo schema di avviso pubblico e a brevissimo gli interessati potranno presentare domanda ai loro comuni. Sono molto felice per questo nuovo risultato, frutto dell'intenso impegno che con il mio assessorato stiamo portando avanti a favore dei soggetti fragili. Occuparmi di loro è fin dall'inizio del mio mandato una mia priorità e naturalmente non mi fermerò qui. Sono già pronti altri due bandi a sostegno delle persone con disabilità che pubblicheremo e su cui specificheremo i dettagli tra qualche giorno. Chi parla è Tilde Minasi, l'assessore alle politiche sociali della Regione Calabria. L'ex vice sindaco del comune di Locri, ex assessore al bilancio Raffaele Seinato, su Locri pende una grave situazione finanziaria, dice, e accusa l'attuale amministrazione di una pessima gestione finanziaria. L'ex vice sindaco del comune di Locri, Raffaele Seinato, uscito dal gruppo consigliare Tutto per Locri, autodefinendosi in maggioranza critica, ha organizzato una conferenza stampa per fare chiarezza, dice, sulle criticità economico-finanziarie del comune, attribuendo all'attuale amministrazione una pessima gestione finanziaria. L'obiettivo della conferenza stampa di ieri, dice Seinato, è quella di far sì che i cittadini conoscano la verità oggettiva sulla grave situazione dell'ente. Il bilancio non è stabilmente riequilibrato. Non è stabilmente riequilibrato perché, come dicevo, dal 2020 si continuano a inserire poste in bilancio che comunque ad oggi non incassiamo. Faccio un esempio, hanno dato incarico per esempio per l'IMU, per il recupero IMU e per il recupero Tari, assolutamente, cose che andavano fatti per l'anno 2018, 19 e 20 e così via, ma loro non solo inseriscono queste poste in bilancio in entrata, in uscita per come vuole la legge non vengono vincolati, quantomeno nel fondo di svalutazione crediti. Io avrei vincolato la somma totale rispetto in uscita e loro queste somme in uscita li utilizzano per coprire il bilancio. Nel bilancio di previsione, non vi sarà sfuggito, e più attenti lo siete tutti, hanno inserito anche degli importi duplicati. Uno su tutti, per quanto riguarda 670.000 euro della parte Fugnani. È stata da me segnalata, hanno anche in quella sede hanno continuato a dire che le cose stavano bene, che andavano bene, che era giusto in quel modo. A distanza di due mesi si sono accorti che le cose non andavano in quel modo, che quella cifra e altre cifre che non hanno tolto ancora dal bilancio sono duplicate, e hanno provveduto ad eliminarla. Hanno provveduto ad eliminare per fare questa correzione. Voi vi rendete conto che togliere 670.000 euro dal bilancio in entrata e anche in uscita, bisogna trovare delle risorse per coprire questi 670.000 euro. E cosa fanno anche su queste risorse? Continuano ad aumentare il recupero IMU, continuano ad aumentare il recupero Tari, e senza creare nessun vincolo e con delle coperture, con degli incassi che sono a divenire. Ad oggi vi posso assicurare che rispetto al ruolo 2018 che è già stato inviato e quindi notificato ai cittadini,
il comune di Locri non ha incassato un euro e se qualcosa ha incassato sono poche migliaia di euro. In conferenza stampa Raffaele Seinato ribadisce che sull'ente pendono due decreti ingiuntivi, uno da 1.200.000 euro della Sorical e l'altro da 1.000.000 della Novito Acque, a cui si aggiungerebbe anche quello dell'Enel. A chi poi gli attribuisce il ruolo di ex assessore a bilancio ribadisce: il pro tempore, che chi è che dice che sono stato assessore al bilancio, di andare a guardare, e se non si riesce se li fa spiegare dal suo responsabile dell'area dei servizi i residui attivi e i residui passivi 2018 e 2019. Questo è quello che mi preme dire. E accanto a questo, all'interno noi del bilancio, invece di trovare, vi dicevo prima, noi dobbiamo dare i servizi essenziali, non possiamo fare altro, ce lo dice il Ministero. Ebbene, oggi noi troviamo nel bilancio 2022, e ce l'ho qua, è documentato, 100.000 euro per feste. Ora, io non sono contro le feste, assolutamente, ma bisogna trovare altri strumenti per poter finanziare le feste. Per esempio, partecipare ai bandi regionali. Il Comune di Locri non ha partecipato ai bandi regionali, il Comune non è beneficiario perché non ha partecipato. Domani mattina uscirà fuori una partecipazione dell'ultima ora, ben venga, ma ad oggi non c'è. Ad oggi, dall'elenco, l'avete visto, l'avete pure pubblicato voi stessi, non c'è il Comune di Locri. Allora, io non dico che bisogna fare le feste bisogna farle, bisogna tornare anche e soprattutto alle feste popolari, come stanno facendo in tutti i comuni, mentre noi scriviamo le feste popolari all'interno del nostro calendario. Se voi prendete il calendario, parlano della festa del turista, avete visto la festa del turista dei primi 10 giorni di agosto? Assolutamente no, l'hanno scritto nel calendario e non è stata fatta. Seinato conclude la conferenza stampa ribadendo che Locri ha bisogno di ritornare alla democrazia, augurandosi che l'amministrazione che verrà cambi il passo rispetto a quella attuale. Andremo ora qua e là a vedere quanto di divertente preparato dai comuni calabresi per residenti e visitatori. Roccella Ionica, partiamo da qui. La festa dell'estate celebrata dal centro anziani ha riempito i posti a sedere dell'anfiteatro al castello. Una serata divertente con al centro il nostro dialetto. Giuseppe Mazzaferro. La festa dell'estate ieri ha caratterizzato il Teatro a Castello di Roccella Ionica, iniziativa del Centro di Aggregazione Sociale degli Anziani con il patrocinio del Comune di Roccella. Il programma ha previsto la recita di poesie di autori dialettali che sono stati ricordati. Si tratta dei maestri Francuccio Franco e Francesco Mazzaferro. Dopo manco una mesata, fumava, gridava, parlava da famiglia, basi 4, basi 8, interviste e relazioni, dati, temi, riassunti, esercizi, operazioni. Dopo vitte le interclassi e un collegio di docenti, un corche mamma grida Zara e un corche padre impertinente. Quando vitte tre maestri, da un solo caglionaro, non registri 100 pagine da linchieri paro paro. Circolari, aggiornamento, 100 schede, riunioni ogni martedì. Gesù libera, pure la programmazione. Di guardarmi in la faccia e ci disse: figlia bella, a fare la maestra, a maestra. Sera paccia, voglio fare la bidella. Aspetto solo solo scinda morti, mi passo un sonno biglio li nottati, non so come anna votano mu forti e non mi fido umino bacchettati. Calo nu queti l'umbre da sirata e sento da giornata lute puri, dall'aria u canto di una serenata che mi ricorda o tempo di l'amore. Tremulo l'undi, a luna pari stanca, si face morza morza in talumari, passa una varca e con una schiuma ianca cancella li ricordi e poi scompari. Volano senza poio li linduni, un marineio sarza e duponenti una friscanzana asciuca e lacrimoni,
che spuntano gli occhi, stanchi e spenti. Ma lo gridare di la cotraranza, ti faci per mu pensi cada vivi, non ha lo si perdi la speranza. Un tuo ricordo di latri usi rivivi. Ad allietare la serata è stato il noto comico cabarettista calabrese Piero Procopio, che ha divertito i tanti presenti. Chiama il marito, amore, corri! La bambina si è flagellata una mano, l'unghia spizzicata, via. Portamola all'ospedale, ma ci hanno un attacco! Oh, potere di Dio, che succedeva? Io mi ricordo bambino, avevo 5 o 6 anni. Mio padre faceva il muratore, ogni tanto andavo ad aiutarlo, io no. Prendo un martello, volevo mettere un chiodo, mi sbatto sul dito e mi usciva sangue a fiotti. Piangendo vado da mio padre per dirvi com'era diversa la vita. Un sangue che corria a fontana. Papà! E un papà sta già mintendo mattoni, no? Papà, chi c'è? Mi esce sangue da ieri, tu manco si girava. Pisciatello che non è niente. Avevamo una vita più semplice, ma una vita più bella, ragazzi. Una vita più bella. Adesso guardate i nostri figli, insomma, l'ultima generazione. Vanno a scuola, signora mia, e hanno tutto un zaino firmato, Seven, Invicto, altre marche, a cover del telefonino, pantaloni firmati, tutto firmato. Quando andavamo a scuola noi, fine anni 60, inizio anni 70, qua era fortunata via cartella. Tutti laggi morte e fama via ma elastica. E dice mamma è un borsellino, quella cagna è il borsellino, non c'è soldi, ta sacca. Ogni tanto mi scattava anche un pennarello via certi maggi su bei pantaloni. Poi vimo tutti quanti uniformati, grembiule blu cobalto con uno scudetto che subo ancora. Una I la prima, due I la seconda, tre I la terza, I e V ti chiamavi Ivano, che... Sta battuta e soldo ride a nudo, stasera vedevo. La serata era lunga e gustosa e proseguita con la rappresentazione della commedia dialettale in un unico atto intitolata Arrasussia, Vuchi di Citi del professor Giuseppe Guarnieri. Tanti protagonisti, Caterina Circosta, Rosita Maioro, Teresa Lombardo, Teresa Severino ed ancora Elisabetta Sfara, Francesco Placanica, Felice Lia, lo stesso Nicola Capocasale e Franco Placanica. Ad animare la serata è stato il bravissimo roccellese Nicola Placanica. Segna tutto, caro, eh? Beh, la temperatura è normale, sì, è normale. Dunque, non è che per caso è incinta la signora, no? Incinta? Oramai, a 70 anni, che decidi? No, no, è il protocollo. Protocollo. Lui è un po' nutto sul protocollo. La medicina, ogni, faccio miracoli. Così, se fanno diventare una virgione a qualsiasi età. Così, capi. Vabbè, ma queste sono domande che io devo fare per chi li prende il protocollo. È il protocollo. È vero, caro. Allora, dunque signora, avete avuto, diciamo così, i cognati di vomito? Non bomba gavi, no. Ma di testa? No. Niente, scolorimento delle mani, niente. No. Va bene. Controlliamo la temperatura alla signora? Un'altra temperatura l'abbiamo segnata. E quanto vuole c'ha controllato? Facciamo il tamponcino, Avete dolori? Dottore, che toccassimo proprio là. Ha voglia di dolori, che dai? Dolori? C'è, specialmente quando cano. Sì, ha troppo. Quanto dolore dai? E poi dai che chiama la dieta all'ossa. Come si chiama? L'ostia impurruta. L'osteoporosi? Sì, chissà. Mamma mia. Manca poco alla Jova Beach Party di Roccella e gli ambientalisti dicono no. Associazioni Calabria dicono vietare grandi eventi in aree naturali. Maria Teresa Griniti. Alcune associazioni ambientaliste, Lipu, Italia Nostra, Mare Vivo, Storcal e Rifiuti Zero hanno sottoscritto una nota in cui esprimono la loro contrarietà al Jova Beach Party, il concerto di Jovanotti in programma sulla spiaggia di Roccella Ionica il 12 e il 13 di agosto, chiedendo che vengano vietati i grandi eventi nelle aree naturali.
Il luogo scelto per lo spettacolo, affermano le associazioni, non è un'area protetta, né tantomeno quest'anno sono state rilevate finora nidificazioni di frattino e di tartaruga marina, le due specie che normalmente si riproducono nell'area scelta per lo spettacolo. Le autorizzazioni sono state concesse, quindi tutto è legale e regolare. Via le ruspe dunque per lo sbancamento e livellamento della spiaggia e dalla sistemazione del villaggio, grande pressappoco quanto 3 campi di calcio, delle luci e di tutto il necessario. L'area ionica Regina, in cui il programma e il concerto, però, è tra le più vocate per ospitare le due specie a rischio di estinzione. Per vivere e riprodursi hanno bisogno della spiaggia, dicono le associazioni ambientaliste. Tutte le coste italiane sabbiose o rocciose che siano sono aree preziose per la biodiversità. Movimentare migliaia di metri cubi di sabbia per rendere fruibile la spiaggia a migliaia di persone, oltre a distruggere dune, piante pioniere ed ecosistemi diversi, è pericoloso per la stabilità dell'arenile. Gli organizzatori, dicono ancora gli ambientalisti, sostengono che tutto sarà riportato come prima, ma questa è una menzogna, come del resto è stato dimostrato in altri siti coinvolti al passaggio del Jova Beach Party. In molti casi il danno sarà irreversibile. Per tali motivi, conclude la nota, chiediamo l'introduzione al più presto di norme che vietino pratiche pericolose e ingiuste, dal momento che esistono luoghi storicamente deputati allo svolgimento di spettacoli, come quello di Jovanotti, cioè stadi e arene. Facciamoci consigliare dalla regia per il nostro shopping. Si sono conclusi nella frazione Brisdarello di Gioiosa Ionica i festeggiamenti della 21esima edizione in onore di Sant'Antonio di Padova. Piena soddisfazione degli organizzatori e delle comunità che hanno partecipato. Vincenzo Logozzo. Siamo contenti che siamo arrivati all'ultimo di questa grandissima festa che tutti noi concittadini di Brisdarello aspettavamo. Quest'anno l'organizzazione della festa di Sant'Antonio è stata diversa e per certi aspetti più difficile, in quanto è venuto a mancare il perno di questa comunità, Mimmo Calvi. Imparando che Mimmo Calvo ci ha lasciato, la prima festa senza di lui. Ma siamo certi che il suo ricordo lascerà un seguito per gli anni a venire. Ciao Mimmo. Nonostante questo, siamo riusciti, con l'aiuto di Matteo Martelli e di tutti i giovani del territorio, a raggiungere gli obiettivi, dal torneo del briscola di sabato sera all'esibizione musicale di domenica. Ringrazio tutti i ragazzi che si sono occupati della gastronomia di domenica, il cui ricavato verrà interamente devoluto alla Chiesa. Ci siamo messi tutti in aiuto uno con l'altro e abbiamo fatto che una cosa e che un'altra questa festa, con l'aiuto di tutti. L'augurio è che questa festa possa crescere di anno in anno sempre di più. Sono felice di essere qui per presentare lo spettacolo dell'estate 2022 ispirato alla tarantella reggae, ai ritmi che vengono sia dal Sud America, ma di sicuro sono al 110% calabresi. Io d'altronde sono di Marina di Gioiosa Ionica, quindi non posso che interpretare in maniera più autentica possibile, sincera e entusiasmante, perché è quello che sento, la musica calabrese. Siamo giunti a conclusione di questi festeggiamenti in onore di Sant'Antonio di Padova. Che dire, a primo impatto si avverte un clima di grande soddisfazione tra i cittadini di questa contrada e gli organizzatori della festa. Volendo riassumere un po' quello che questi giorni sono stati, partendo dai festeggiamenti religiosi, diciamo che questi si sono conclusi domenica, dopo appunto il novenario, con la celebrazione eucaristica e la processione. E quest'anno la processione ha portato con sé una novità, perché è stata più lunga del previsto, in quanto l'intento è stato proprio quello di abbracciare i due confini della contrada, facendoli un po' abbracciare dalla figura di Sant'Antonio e da questo cordone di persone al seguito della statua del santo. E
I festeggiamenti invece civili sono andati anch'essi a buon fine, partendo da sabato con il torneo di briscola, i giochi per i bambini e la zeppolata organizzata dall'Associazione Culturale Brisdarello, e finendo poi a domenica con l'esibizione musicale di Armando Quattrone e i fuochi pirotecnici avvenuti a fine serata, a fine concerto. Il Sant'Antonio ti possa aiutare, il Sant'Antonio ti possa aiutare. A ballati, giovani schietti e maritati, casi non ballati, buono non vi canta e non vi sono. Mi innamoravi na, figliola bella. La mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Rimaniamo a Gioiosa Ionica per la sagra del pezzo duro, altra manifestazione di queste ultime giornate che supera di gran lunga le aspettative. Fiumi di gente e migliaia di pezzi venduti. Arrivato alla sua 28esima edizione, il gelato tradizionale gioiosano fa il boom di presenze, un evento organizzato dal Proloco Umpli di Gioiosa Ionica, uno dei più attesi dell'estate ionica regina. Motta San Giovanni, l'associazione dei minatori, comunica che giorno 11 di agosto organizza la quinta edizione della giornata del minatore, evento che si sviluppa secondo un articolatissimo programma. Si chiude la 3 giorni dedicata all'arte targata Epli Calabria. La mostra dal titolo Arte in Calabria, risorsa da scoprire, si è tenuta nello splendido castello aragonese di Pizzo Calabro che il sindaco Sergio Pititto ha messo a disposizione. L'iniziativa ha coinvolto le maestranze calabresi di ogni branca dell'arte. L'evento naturalmente è stato anche occasione propizia per discutere lo stato dell'arte e della promozione turistica regionale, ribadendo la necessità di ampliare il bacino turistico calabrese. L'evento si è aperto con i saluti della presidente della Proloco di Pizzo, Vincenzina Perciavalle, che nel corso del suo intervento ha sottolineato l'importanza di restituire alla Calabria un'immagine che rispecchi le sue mille sfaccettature, che affondano le radici in una cultura variegata e secolare. Il curatore del progetto, Giuseppe Esposito, ha spiegato come l'evento sia stato per i visitatori un viaggio esperienziale grazie all'allestimento di un duplice percorso, da un lato la mostra collettiva e dall'altro quella dedicata a Dante, il sommo nell'arte. Ricco di spunti anche l'intervento del commissario del Parco Regionale delle Serre, Alfonso Grillo, che ha fatto sue le parole di Leonida Repaci per descrivere la Calabria, terra bella e dannata che deve salvarsi da sola dai mali che la affliggono. Conclude la presidente di Epli Calabria, Giuseppina Ghierace, ribadendo che sono proprio l'amore per la propria terra e un sentito spirito di servizio i motori trainanti del nuovo modo di fare Proloco da loro promosso, che tramite il raggruppamento delle associazioni di promozione territoriale in un'unica rete ha come obiettivo ultimo la valorizzazione di tutto ciò che la Calabria ha da offrire. Non solo paesaggi, non solo gastronomia, ma soprattutto arte e cultura, beni immateriali del valore incalcolabile. Sagra del fungo, l'11 di agosto a Roccella Ionica, organizzata dal gruppo micologico Calabro, capito di Roccella Ionica. Si parte alle ore 20:30, ripeto, 11 di agosto. E adesso la nostra agenda anche visiva, a tra poco. Giorno 10 agosto 2022, calici di stella e ascimo a riveder le stelle a Pazzano alle ore 21:30. Concerto celeste di Meo a Piazza delle Tre Chiese a Gerace alle ore 21:30. Concerto di Mimmo Cavallaro in trio presso il Teatro a Mare ad Ardore alle ore 22.
Sagra Accomodati a Corte, presso il lungomare a Cristoforo Colombo, a Marina di Gioiosa Ionica, alle ore 20:30. Le Castelle Music Fest di Mario Biondi, presso le Castelle a Isola Capo Rizzuto, alle ore 21:30. Pianista Emilio Aversano, presso il Palazzo Santa Chiara, Tropea, Vibo Valenza, alle ore 22. 11 e 12 agosto, Dolce Nera in concerto a Piazza Rosario Borgia a Catanzaro alle ore 22. 12 agosto 2022, Miss Universe Calabri Casting, presso il lungomare al Cristoforo Colombo a Marina di Gioiosa Ionica alle ore 22. Ardore e le sue stelle, premio dedicato agli ardoresi illustri, presso il Castello Feudale ad Ardore alle ore 22. 13 agosto 2022, Drusilla Foer Eleganzissima in concerto presso il Teatro dei Ruderi a Cirella di Diamanti a Cosenza alle ore 21:30. Etno Sound in concerto al Campo Sportivo all'Ocri alle ore 22. In coda quasi al nostro giornale, leggiamo alcuni titoli delle maggiori testate calabresi. Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, prima pagina dei quotidiani calabresi, iniziamo col Quotidiano del Sud edizione Calabria. Droga, Calabria in testa per sequestri ma anche per i trattamenti di recupero. Il report ministeriale sulle tossicodipendenze, il dato è condizionato dalle grandi partite di stupefacenti sequestrate ma di passaggio. La regione si distingue positivamente nel processo di evoluzione dei servizi di supporto in materia di dipendenze. Verso le elezioni le manovre calabresi per il terzo polo e De Magistris guiderà il listino bloccato. E ancora Villa San Giovanni scopelliti e 31 anni senza verità e giustizia, commemorato il giudice ucciso. Cosenza la storia, il riscatto di tre migranti e l'idea di produrre ostie, apriranno un laboratorio. Vedete qui i soci della cooperativa SAM. Dalle varie province, Catanzaro, Consiglio Comunale, nessun cedimento tra Bosco e Riccio, a Reggio, Metro City e Castore, il sindaco facente funzione Versace incontra i lavoratori. Vibo Sanità, Mammoliti Occhiuto chiede ai medici all'esercito. Crotone Acqua, il sindaco chiede un tavolo tecnico alla regione. Rosarno, addio a mamma Africa, una vita spesa ad aiutare i più fragili. Poi Catanzaro, fulmine in spiaggia, uomo in coma farmacologico. Chiudiamo con il taglio alto, Calenda Cerchentese e strizza l'occhio a Renzi, prove di un terzo polo dopo la rottura col PD. Chiudiamo con Gazzetta, Calabria la lotta delle candidature, al centro delle notizie sempre la politica, il prossimo voto del 25 settembre, confronto serrato nei partiti in vista della presentazione delle liste per le politiche. Demme in attesa della direzione nazionale, centrodestra in fibrillazione. Tre notizie nel taglio alto, Reggio ZTL revocate, ora la stretta sul suolo pubblico, sempre a Reggio le copie dei bronzi sott'acqua in Versilia, un'idea ridicola. Reggio ancora, dopo i proclami resta il vuoto, nuovo segnale negativo per l'aeroporto, ITA taglia i voli diretti per Milano, impossibile prenotare dopo il 30 di ottobre. Giustizia tributaria, via libera la riforma, il MEF, adesso il paese più competitivo, sì definitivo della Camera al provvedimento voluto dai ministri Franco e Cartabia. I vaccini anti-Covid varianti saranno pronti in autunno, i vaccini varianti Covid, dunque blindato l'accordo Unione Europea con Moderna. Dal caldo alle bombe d'acqua, allerta della protezione civile, instabilità pure nel meridione. Poi calabresi di B verso il debutto, scivola invece l'inizio della C, venerdì scatta il torneo cadetto. Abbiamo così completato, non ci sono altre notizie per quanto riguardava le prime pagine, la linea la restituiamo alla nostra redazione. Vediamo che tempo farà in Calabria ora.
Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, nubi irregolari con acquazzoni intermittenti. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, nubi irregolari con temporali. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, nubi irregolari con temporali. Il meglio è stato presentato da... Qua è Charlotte M. Lo sapete la novità? Sono arrivate le scarpe più belle di sempre. Carpa, c'è una sorpresa. Degli occhiali pazzeschi firmati da me. info@innovusimmobiliare.it www.innovusimmobiliare.it. Col tempo finisce il nostro giornale, grazie per l'attenzione, i titoli usati. Disposto dal ministro dell'interno all'accesso antimafia al comune di Scilla, il sindaco Ciccone dice: ho fatto il bene del mio paese. Stop al collegamento diretto ITA, al momento si può prenotare solo con scalo a Roma dal 30 di ottobre. Niente voli per Milano, l'ennesimo flop per l'aeroporto. Lo strumento di programmazione sarà sottoposto ad una fase di confronto attraverso la cabina di regia. Nasce il piano strategico della città metropolitana. Viabilità della Piana, ultimati i lavori di manutenzione straordinaria nelle strade provinciali. Tragedia a Bianco, una donna perde la vita divorata dalle fiamme all'interno del proprio appartamento. Per l'ex vice sindaco al comune di Locri, ex assessore al bilancio Raffaele Sainato, su Locri pende una grave situazione finanziaria, accusando l'attuale amministrazione di una pessima gestione finanziaria.